Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Pescara prova a ripartire dopo oltre un mese di severo lockdown, con il commercio e i commercianti ridotti ai minimi termini da chiusure inevitabili per l'aumento dei contagi e la variante inglese. Da domani riaprono le attività rimaste chiuse ancora vive solo grazie alle vendite online ed alcuni aggiustamenti da parte del Comune Adriatico che ha bloccato la Tari. E ieri intanto in molti hanno fatto suonare le sirene degli allarmi in segno di protesta per una situazione che con l'ingresso in zona rossa dello scorso 14 febbraio era diventata economicamente insostenibile. Questa è una bella notizia, i dati sanitari sono leggermente migliorati nella città di Pescara e quindi questo ha dato la possibilità a tanti negozi di riaprire. Chi riapre e a che ora? Beh, riaprono tutte le attività produttive ad eccezione dell'area food, perché siamo in zona arancione, e voglio far solo sottolineare una cosa: noi da tempo sosteniamo, non solo io ma Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, noi da tempo sosteniamo che tutte le attività devono riprendere in sicurezza. Tutte le attività riprendere, e poi c'è la Tari come aiuto da parte del Comune? Assolutamente sì, per le attività produttive il Consiglio Comunale ha deliberato proprio qualche giorno fa la sospensione della Tari per la prima rata, scadeva il 31 marzo, per la rata 2020 e per il conguaglio 2020 l'abbiamo sospesa, sperando che nel frattempo il governo intervenga e quindi ristori le attività produttive di questa tassa iniqua. Per le famiglie lo stesso, abbiamo prorogato. Da domani sarà un altro giorno, con il rischio opposto però, quello degli assembramenti, che potrebbero vanificare quanto di buono fatto finora, e con il comune di Montesilvano in zona rossa, da cui potrebbero riversarsi però migliaia di persone a fare shopping. Più che incongruenza parlerei di dati sanitari. Credo che dietro tutte queste misure c'è un comitato che sta lavorando e che verifica i contagi. Così come è accaduto per Pescara, abbiamo accettato, anche se non condividiamo, lo ripeto, perché per noi se lockdown deve essere una chiusura totale, altrimenti è giusto lavorare in sicurezza e aprire tutti quanti, perché purtroppo il governo è lento nel dare ristori e i commercianti, le attività produttive stanno purtroppo morendo. Ci sarà la carica da Montesilvano? Ma questo non lo so, sono vicino chiaramente alla città di Montesilvano, all'amministrazione di Montesilvano, capisco che il momento è davvero difficile, ripeto, spero che questi provvedimenti possano essere tutti rivisti, perché se una chiusura totale può essere accettata, una chiusura parziale a mio giudizio non crea benefici, almeno per quello che abbiamo potuto constatare noi, che comunque non siamo medici e non siamo esperti di questo settore.